un modo di fare beneficenza, un modo di fare, di essere un po' vicino a chi ne ha bisogno, insomma. E in queste occasioni si tifa per tutti. Se potete donate perché ne hanno bisogno. Io che sono mamma capisco. Ero venuta anche all'altra partita del cuore e sempre verrò, anche in futuro se ci sarà. Stasera al Tardini di Parma si gioca la partita del cuore, dove si divertono un po' di persone, tra cui un ricercatore, ma soprattutto dove viene chiesto alla gente di starci vicino per questa lotta contro la distrofia muscolare. È un momento in cui c'è bisogno che tutti partecipino, perché si comincia a vedere il primo spiraglio di una terapia. Quindi stasera ci si diverte, ma soprattutto si spera di fare qualcosa di veramente utile per una cosa molto più seria della partita di calcio. Penso che tutti nel mondo devono dare una mano a tutte queste persone che hanno bisogno della gente, perciò la solidarietà di tutti è importante nella vita. Sarebbe bello se il calcio fosse sempre così pieno di famiglie allo stadio, come stasera e come dovrebbe essere sempre. In questo momento, diciamo, di crisi economica, sicuramente i fondi, che già per la ricerca sono molto pochi, scarseggiano ancora di più. Questi tempi non semplicissimi, il calcio è un pretesto, devo dire che sono tutte partite molto poco serie per cause invece molto importanti. Teleton si occupa di malattie rare verso le quali normalmente la scienza non destina molti fondi. Per malattie molto rare si riesce poi a passare questa conoscenza, queste scoperte anche a malattie più importanti, quindi io ho aderito molto volentieri. Stasera ho fatto un gol, ho fatto un bel gol, però il gol più importante lo faccio tornando domani in laboratorio e ricominciando a lavorare sulla distrofia muscolare. Stiamo entrando in sperimentazione clinica, molti di noi, quindi è un momento di grandi speranze. È importante che queste speranze possano diventare concrete e per fare ciò veramente serve l'aiuto di tutti. Queste partite servono a un'altra cosa, non a vincere. Poi abbiamo vinto meglio, insomma, però meglio, ecco, giusto perché così dopo ci sfottiamo un po' negli spogliatoi e si finisce in bellezza. Però questa qui è proprio la vera volta, senza ipocrisia, senza retorica. L'importante è partecipare. Basta che uno arriva in campo e gioca, ha già dato il meglio di se stesso. Il tempo in questi casi ha un valore diverso per gli ammalati. Prima si arriva alla cura, più chance hanno di guarire. Quindi questo dipende anche da noi. A volte uno dice, ma perché dobbiamo sempre andare noi? Perché ognuno fa parte di un sistema e togliamoci qualcosa per dare agli altri, e poi dando alla ricerca si danno stessi. Perché per noi basta così poco, un SMS 2 euro oppure 5 euro, un caffè, un cappuccino, e possiamo aiutare. Abbiamo sentito che ci sono dei bambini che hanno bisogno davvero di essere aiutati, hanno bisogno di guarire. Se noi non aiutiamo la ricerca, purtroppo questi bambini non guariranno. Ragazzi, io ve l'ho detto mille volte, essere buoni conta, fa sentire più bello.